Polifemo si occupa anche dei festeggiamenti per Sant'Emidio, patrono di Leporano. Abbiamo seguito la processione e la successiva messa, ma già il giorno prima si era tenuta la davvero la bellissima manifestazione della vestizione del santo, una tradizione religiosa questa molto sentita, molto avvertita, molto partecipata dalla comunità leporanese. Certamente il momento religioso, ma anche quello, come dire, dell'aggregazione popolare attraverso appunto la festa di piazza, la festa di strada, come testimoniano le bancarelle presenti. Monsignor Pasquale Morelli, parroco della parrocchia appunto Maria Santissima Immacolata, un legame molto forte tra la comunità leporanese e il suo patrono Sant'Emidio, una manifestazione religiosa, una processione che è proprio sinonimo e manifestazione di una grande partecipazione popolare che sottende dei valori interiori, una forte spiritualità innanzitutto. Sì, dire Leporano significa dire il culto di Sant'Emidio, perché ogni leporanese doc è legatissimo alla figura di questo santo che siamo stati chiamati ad amare sin da quando si è piccoli praticamente. La figura di Sant'Emidio è una figura di riferimento perché le giornate del 4 e del 5 di agosto per noi significano veramente giorni di festa, giorni di coinvolgimento di tutta la comunità. Sant'Emidio è un santo molto venerato qui da noi, in quanto il suo patrocinio si estende dal 1743 sulla nostra comunità di Leporano, anno in cui ci fu un tremendo terremoto che colpì un po' tutto il Salento, e per grazia ricevuta, perché in quel terremoto non morirono persone qui della cittadina di Leporano, fu attribuito alla protezione del santo. Pregevole la statua lignea che risale appunto al 1745, che è di fattenza napoletana, deriva dai cantieri napoletani, molto amata e venerata appunto dai leporanesi. Due sono le cerimonie particolarmente suggestive di tutto questo periodo: quella del 4 sera con la consegna delle chiavi da parte della città, da parte del sindaco, e la richiesta di patrocinio al santo, e il giorno 5 poi la solenne processione che sta per avere inizio praticamente lungo le strade della nostra comunità, e poi la messa pontificale dove partecipano tutti praticamente i leporanesi che amano il santo. Sindaco, un momento molto sentito dalla comunità leporanese, un forte sentimento religioso, tutta la comunità leporanese si stringe intorno al suo patrono, l'amministrazione comunale partecipa a questa manifestazione ad indicare un legame forte che c'è tra i soggetti istituzionali e la popolazione che, ripeto, vive fortemente il sentimento religioso. Beh, io sono qui dal 63, e dal 63 che sono legato a Sant'Emidio come a tutti i leporanesi. Noi, per noi leporanesi è il massimo, è il top, cioè non ci sono parole per descrivere questo momento di vicinanza al nostro santo patrono. È qualcosa di stupendo, di bellissimo. Immagino una forte emozione che lei ha vissuto dagli anni 60, sin da giovane, sin da ragazzo, e che ovviamente ora ha una maggiore valenza come primo cittadino. Beh, senz'altro c'è più responsabilità perché rappresento la comunità, però quel forte senso, quel forte avvicinamento al santo l'ho sentito sin da bambino e poi chiaramente sino all'età maggiore, chiaramente.
ero piccolissimo, avevo 5 anni, quindi noi siamo stati sempre legati ed è fortissimo, è un sentimento indescrivibile, quindi non si può tramutare in parole assolutamente, qualcosa che viene dall'anima. Percepiamo la sua emozione, ma anche un messaggio di speranza, tante difficoltà al giorno d'oggi, però la gente, la comunità è fiduciosa e si stringe appunto accanto a Sant'Emidio. Beh, l'aria è positiva, basta dirle che ci sono 5 attività nuove che sono sorte sul territorio e noi abbiamo un santo che è fortissimo, Sant'Emidio è un santo veramente che ci protegge ed è qualcosa di fortissimo. Dei festeggiamenti per il santo patrono, certamente religiosi, ma anche proprio festeggiamenti, come dire, popolari, festeggiamenti per dare un momento così di divertimento, di svago alla cittadinanza, come è d'altronde caratteristica di tutte le feste patronali. Beh, chiaramente bisogna scindere l'aspetto prettamente religioso da quello civile e da quello poi legato alla popolazione che chiaramente in questa occasione vive non solo sul piano religioso ma anche sotto altro aspetto il festeggiamento del Santo Patrono. Aldo Franchini, presidente del Comitato per i festeggiamenti di Sant'Emidio, una tradizione che si ripete ogni anno ma che si vive ogni anno con uno spirito nuovo. Nuovo, sì. Ma io lo vivo sempre uguale, perché sono 50 anni che faccio questa festa. Finché mi sentirò la farò sempre. Finché mi sentirò, quando mi incominciano a mancare le forze, poi giustamente devo lasciare. C'è un grande lavoro, un grande impegno organizzativo, ora è il momento della festa, ma alle spalle c'è tutto un lavoro ed un impegno retrostante. Di un anno, un lavoro di un anno per la preparazione, di un anno, perciò si è sempre impegnati, siamo sempre impegnati. Tra i tanti simboli religiosi anche questo cuscino che ha tra le mani, cosa rappresenta? Beh, rappresenta il simbolo che per la gente, per l'offerta al nostro santo padrono. Queste mani si ripresenta ogni anno come simbolo. Queste banconote che rappresentano il momento dell'offerta. L'offerta per i nostri compaesani che ci tengono molto alla nostra tradizione e fare dono appunto al nostro padrono. Il momento della carità, dell'aiuto verso il prossimo, verso i più bisognosi. Assolutamente, questo è proprio verso i bisognosi e un aiuto di tutta la nostra comunità. Signora, che sentimenti, che sensazioni sta provando durante questa processione? È emozionante perché ogni processione, no, va vista con una certa emozione, altrimenti non c'è fede. Lei la solo per curiosità no, ma per fede sì. Lei la segue ogni anno? Quasi tutti gli anni, perché non sono di qua, sono di Taranto ma non vivo a Taranto, quindi diciamo che quando mi trovo in questo periodo sicuramente la vedo. Rimane il legame al territorio, col territorio leporanese? Ma più che altro col Taranto, perché io sono di Taranto, è logico, anche leporano. È un paese dove io vivo durante i mesi estivi e le assicuro che l'ho vista crescere e quindi diciamo che sono anche molto legata a questo paese. Un momento particolare in cui la comunità leporanese si stringe attorno al suo patrono. Allora, questa festa è sempre stata sentita a Leporano, la festa più importante è quella più molto seguita da tutti i leporanesi. 3 giorni di festeggiamenti religiosi ma anche, come dire, alcuni momenti di aggregazione popolare. È abbastanza, cioè, ripeto, è abbastanza sentita come festa, la popolazione è tutta quanta riversata in mezzo alla strada, sia per la cosa religiosa che per quella civile che seguo dopo. Ci vuole anche un po' di relax dopo tante vicissitudini che teniamo qui, specialmente in quest'ultimo periodo.
Come detto, i festeggiamenti di Sant'Emidio, oltre al momento tipicamente religioso, si compongono di momenti, per così dire, più leggeri. È il caso appunto della festa popolare e delle varie bancarelle che attirano sia i più piccoli sia i più grandi.